Nei giorni scorsi il personale del commissariato Borgognina ha indagato in stato di libertà 4 persone a seguito di un controllo straordinario presso uno stabilimento balneare con annesso bar e ristorante ubicato sul lungomare. L'intervento degli agenti prende spunto dalla pubblicazione di una serata danzante che avrebbe dovuto tenersi nel locale la sera del 25 agosto in assenza di autorizzazione amministrativa e senza il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di intrattenimento. Nel pomeriggio dello stesso giorno i poliziotti si sono recati presso la struttura rilevando numerose criticità relative alla sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, ma anche in materia di frode in commercio e truffa ai danni dello Stato. All'interno delle cucine poi sono state riscontrate condizioni igienico-sanitarie scarse con elevata sporcizia pregressa e fatto ulteriore è che all'interno del pozzetto congelatore sono stati rinvenuti oltre 20 kg di surgelati non menzionati come tali nel menù da esporre al pubblico. Per questo motivo il titolare del bar, giunto sul posto successivamente, è stato indagato per il reato di tentata frode in commercio. Il gestore del bar ristorante, a fronte dell'evidente stato di sporcizia e delle gravi violazioni riscontrate, ha anche inveito contro i poliziotti negando gli addebiti. Agli agenti non è rimasto che indagarlo anche per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.